Buongiorno, buon sabato a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Chris e dal Clan Interista. Giorno di partita, tanta carne al fuoco, tanti argomenti di mercato, non di mercato, cose che vengono dalla Francia, acquisti, giocatori messi sul mercato, riunioni, ennesima riunione di gruppo, privata, ne parleremo. Prima di tutto comunque ci dissociamo ancora da quello che abbiamo visto ieri sera, c'era. Ho seguito questa falla live dove hanno mostrato dei documenti, direi molto compromettenti. Dopo, non sta a me, vediamo cosa ne esce fuori. Non entro in merito in questa cosa. Ho visto, è stato messo in sovrappressione un commento che, ragazzi, è una gravità. Cioè, ma la gente sa quello che dice, sa quello che fa, puoi dire che quel commento lì, che quella cosa che ha augurato, cioè non possiamo neanche dire tumori ai due che erano in live, una roba schifosa, ma fate veramente schifo. Cioè non sono cose che si fanno, guarda che sono penalmente, questa qua è una cosa penale, cioè non che diceva poi che non era neanche vero, che non faceva, non era da come si dice, da denuncia. Questo si chiama cyberbullismo, lo dice uno che è la compagna che fa l'avvocato, quindi vedete voi. Quindi ognuno si prende le proprie, quindi ci si dissocia da questa cosa assolutamente, come facciamo sempre e sempre con tutti, al di là che una persona ti può piacere o non piacere, eccetera eccetera. Poi c'è stata questa seconda live dove hanno mostrato dei documenti, ragazzi, Glass scritto con due S, io non so cosa dirvi. Vedete, ognuno poi prende e ha le proprie opinioni, però insomma, mi sembrava chiaro quello che hanno mostrato. Adesso vediamo poi cosa diranno dall'altra parte. Tutto qua, non voglio dire niente al riguardo. Sapete la posizione del canale, che speriamo che ci sia un cambio di proprietà, se arrivano i più ricchi. Ancora meglio se arriva un fondo, una cordata, qualcuno, un americano, un europeo, perché non un europeo, magari il fondo di Norvegia, quelli più ricchi al mondo, che ne so, va bene, ma l'importante è che ci deve essere una progettualità, che chiunque arrivi, ricco o non ricco, o fondo americano che devono poi autofinanziare, ma si passerà per l'autofinanziamento anche con i ricchi, nel senso che devi aumentare i tuoi ricavi perché funziona così, eccetera. Quindi una cosa è sperare, augurarsi, e un'altra cosa è autoconvincersi e andare poi a fare quello che è successo ieri. Io non sto giudicando tutti, e giudico quello che ho visto, quel messaggio lì, ci mancherebbe altro. Quindi io spero ci sia un cambio. Poi non ho preferenze, chiaro, se mi arrivano i più ricchi sono più contento, il progetto 2030 degli arabi è sotto gli occhi di tutti, puntano a organizzare i mondiali, ma da qua a dire al 100% che arrivano, io non lo so, io non ho fonti, quindi sono come San Tommaso, no? Sempre, noi siamo terra a terra come canale, quindi va bene, però me lo auguro, ma non è che poi io non siamo sul football manager, dobbiamo vendere, dobbiamo autofinanziarsi, come facciamo? Conosciamo la situazione, c'è l'arco temporale 2024. Vediamo cosa succede. Come fa andare avanti? Mi ha già detto adesso. Come farà andare avanti adesso? Devi vendere i giocatori. Poi non lo so, poi vediamo cosa farà. Sicuramente entro maggio 2024, ma molto prima, penso qualcosa succederà perché è matematico. È matematico. Quindi evitate di dire, sappiamo già, non ho neanche più voglia di parlare, dico solo che ho visto questa live, ho visto questa cosa, è abbastanza imbarazzante e schifoso andare ma questa cosa succederebbe con altri canali, quindi cioè, la solidarietà nostra è sempre a tutti quelli che sono attaccati in questa maniera. Ripeto, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, quindi siamo andati anche da Corcione come portati. Cioè, Giuseppe Corcione ha fatto dei video dicendo che dove io e il mio Ale, che fa parte dell'Atlantide, saremmo lì per fare il contraddittorio. Quindi sfido chiunque a dire che io sono andato là e ha detto arrivano gli arabi. Dicevo sì, siamo contenti per un cambio, sì, questo, sì, quello,
non vanno bene anche gli americani, cose che abbiamo sempre detto e ridetto. Abbiamo cercato di portare il calcio, farci conoscere quello che siamo per parlare di calcio, e questo continueremo a fare anche in questa sede. Quindi, ieri, notizia di ieri, c'è stata una riunione tra i leader dello spogliatoio dell'Inter, senza dirigenza, senza allenatore, per ritrovare, insomma, per far quadrato, per un'ulteriore svolta. Però, ragazzi, non si possono fare riunioni una volta al mese, cioè, anche basta. Quindi i problemi ci sono tanti. La rosa, secondo me, come ho sempre detto, non è omogenea. L'Inter non è di oggi. Anche lo scorso anno l'Inter era l'ultima squadra per dribbling tentati e dribbling riusciti. Quest'anno idem. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, li abbiamo portato, no? A oggi Inzaghi all'Inter, da quando, solo contando il campionato, sono 57 partite giocate e 57 gol presi. 79 partite, vado a memoria, giocate da quando l'Inter abbiamo preso 77, 78 gol, quindi è un gol di media. Alla Lazio subiva un gol, 1,3 di media, quindi è una squadra che gioca, bella da vedere se volete, quando riesce ad andare a fare il proprio gioco. È chiaro che andiamo in sofferenza quando ci prendono uno contro uno, ci prestano, sapete già, e facciamo fatica a uscire col palleggio, no? Cosa che vedete che anche in Milan fa fatica, Napoli ha fatto fatica, la stessa maniera l'abbiamo presa così, Napoli e Milan li abbiamo soffocati, però le piccole adesso che stiamo facendo fatica, perché adesso Napoli merita quello che sta facendo, siamo a 13 punti, dici cavolo, è chiaro che se fai 4 punti su 9 con Monza, Verona e Empoli, ragazzi, cosa volete? Adesso andiamo a giocare contro una squadra che in casa, contro le grandi, comunque ha sempre fatto bene, anche se non ha vinto, però gli ha messo in difficoltà, e sarà la stessa cosa. Saranno dei duelli uno contro uno, tutto campo. Bisogna, la prima occasione è sfruttarla, buttarla dentro, insomma, vediamo. Se sono già fin già visto, stiamo parlando di certe cose. Ieri il Chelsea ha acquistato Malo Gusto, è un giocatore che vi ho sempre segnalato, che a me piace, era uno dei miei pupilli. Quando mi chiedevate chi avresti voluto come terzino, in un caso Malo Gusto era forse quello che io mettevo al primo posto. È un ragazzo che nasce trequartista, 19enne ovviamente, eh? È molto giovane. Nasce trequartista e Bosch, prima credo Bosch era allenatore del Lione, poi Blanc l'hanno spostato terzino destro, perché i due o tre che c'erano erano infortunati, e lui piano piano ha cominciato ad adattarsi, chiaramente con le difficoltà dovute, perché comunque era trequartista di ruolo, nato a Lione di origine portoghese, e è riuscito poi ad imporsi, sta imparando una tecnica sopraffina, cambio di passo, forza fisica, resistenza. Chiaro, deve mettere su un po' di... Beh, è un bellissimo giocatore, bravissimo giocatore. E si parlava di squadre inglesi, su di lui io lo segnalai, ho detto prima che qua arrivano, e invece sono arrivate. E si diceva che il Chelsea voleva prenderlo, poi che il Lione comunque non lo dava via, era tutto soltato. Poi finalmente ieri hanno annunciato un accordo, quindi 30 milioni al Lione, il giocatore che resta lì in prestito fino a giugno. Cherki è l'altro giocatore che vorrebbe il Paris, come Skriniar. Notizia di oggi, l'Equipe ha riportato che l'Emiro metterebbe tasca a portafogli, metterebbe una busta, diciamo, di altri 15 milioni di euro in più, portando il budget da 15 a 30 milioni per acquistare il giocatore Skriniar. Secondo me va a giugno, come già stato detto. Ridetto, c'è un accordo con Malcolm, quel Malcolm che doveva venire prima all'Inter, poi alla Roma, poi andato a Barcellona, poi è andato allo Zenit. Si direbbe che potrebbe essere lui l'alternativa a Cherki, che è proprio l'obiettivo, ragazzo 19enne. Brevinigno, piccolo, non molto rapido, cioè molto bravo palla al piede, poi sulla velocità c'è da lavorarci, gioca esterno destro. Io uno così lo userei più come trequartista, perché ha una visione di gioco incredibile, ha di quelle movenze, di quei tocchi, ambidestro, e gioca a destra, però io lo vedrei più rifinitore, più trequartista che altro. È veramente un gioco di fioretto, ha bisogno di gioco, dribbling, ha 19 anni, sta diventando, cioè, è quasi diventato titolare ormai nel Lione,
e scadenza 2024, anche lui quindi viene dalla settore giovanile del Lione con la seconda squadra. Il Lione ne sforna Celucheba, 19 anni, titolare centrale del Lione. Il ragazzino che prenderà il posto di Malogusto a 17 anni e ha già fatto 5 partite da titolare e si sta alternando con Malogusto e lui ne prenderà il posto. Poi c'è un centrocampista, adesso non mi ricordo più il nome, scusatemi. C'è l'altro attaccante, ventenne, tutto giovane, che è forte, sempre al Lione. Insomma, loro hanno 7-8 ragazzini che sono veramente bravi. Bisogna andare a comprare in Francia, ragazzi, anche nelle seconde squadre, non aver paura. Avete visto il Milan con Kalulu. Si parla bene di questo ragazzino nigeriano, no? Che l'Inter ha preso. È 2004, 18 va per 19. Se ne parla bene, si dice che ieri insomma l'Inter l'ha preso, ha bruciato la concorrenza di tante squadre. Vediamolo, vediamolo. Non bisogna più aver paura con i ragazzi, portiamoli, facciamoli giocare. Io mi auguro oggi gioca Aslani, che è importante, perché deve giocare, non me ne voglia Gagliardini, ma deve uscire. E se ne va, mettiamo dentro Aslani, mister, mi raccomando. Gagliardini ci porta la fisicità, ma questi qua ci aggrediscono uno contro uno e serve gente più rapida, gente più bravi nel disimpegnarsi per uscire dal loro pressing. Quindi io metterei dentro Aslani, perché Gagliardini poi in uscita palla farà fatica se è preso uno contro uno. Comunque, vedremo oggi la partita. Si parla anche che Lukaku sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di restare, e non sarebbe male in caso si vadi a, se non ci sono novità, di arrivi di proprietà nell'immediato. L'arco temporale, sapete, 2024, un po' prima si saprà se venderà a meno, se troverà socio, se riuscirà a rimborsare. Vediamo quello che succede. Nel frattempo, la realtà di oggi ci dice che dobbiamo fare autofinanziamento. Purtroppo così, che piace o non piace, è così. Ho capito come avete scritto. Uno mi ha scritto, no, educatamente, mi ha scritto sulla community di Craniterista YouTube. Ho messo un post, ho detto, prego per voi che non arriva una proprietà americana. Ma io cos'è che devo, cosa dobbiamo pregare? Cioè, ripeto, se, e ci sta che la gente non sia contenta, lo capisco, che preferiscono gli arabi, vediamo, vediamo. Però oggi che giorno è? Siamo al 28 di gennaio, non c'è nessuno che sta arrivando, e almeno fino al 1 febbraio credo non ci sarà niente. Quindi gennaio passa e rimane sempre Zhang, il limite temporale poi è maggio 2024, vediamo. Cioè, ieri titolavano che l'Inter forse va a fare una tournée in America per cercare sponsor, eventuali soci, acquisito, non lo so. Le notizie noi le riportiamo, che siano belle, che siano brutte, che le riporta la Gazzetta o Tutto Sport. Si parla di Inter, anche se sono cagate, come ieri è uscito l'articolo del Corriere dello Sport che diceva che l'Inter andava a prendere Jalò dal Lille, ma se costa più di 15 milioni non lo prenderebbe e andrebbe più su Scalvini. Scalvini ne vale 50. Dico, ma cioè, se l'Inter non ha 15 milioni per prendere Jalò, come volete che prenda Scalvini? Insomma, manco al ceppo possono scrivere certe cose. Però abbiamo messo il nostro pensiero, abbiamo messo l'articolo. Di Brozovic, ragazzi, Brozovic adesso è meno indispensabile e già si sta fragilizzando. Se al posto di Brozovic ci fosse stato ancora rosa Stefano Sensi, quante ne avreste dette? Adesso sta facendo più attenzione perché si è venuto fuori È venuto fuori sto casino, c'è cioè, quello head of performance del Milan, che è un suo amico, che gli dice di andarci cauto. Vediamo, vediamo cosa succede. E comunque in questo momento che dobbiamo fare autofinanziamento, fin quando non ci sarà il nuovo evento, qualcuno che arrivi, e comunque anche se arriva il più ricco, non può arrivare a buttare dentro ingaggiamenti milioni, no ragazzi, si deve... Devono portare sponsor, introiti, eccetera, eccetera, eccetera. Poi piano piano potranno aumentare anche le spese e gli ingaggi. Per adesso, anche se arrivano gli arabi, e avete l'esempio con Newcastle, non stanno spendendo e espandendo come le altre, devono salire piano piano. Quindi un conto è augurarsi, e tutti, lo voglio anch'io, Chris, chi vorresti che arrivano? Ma
che mi auguro che arrivino, ma io mi auguro che arrivino gli arabi, sono quelli più ricchi, hanno un progetto, ma se arriva anche l'americano mi sta bene, se c'è un progetto, sarà meno ricco, ma serve anche il progetto. E tutto qua, quindi vediamo cosa succede. Una cosa è sperare, poi se uno si autoconvince e poi vedi che vanno a volare morte e cose così, non va bene, ma anche dall'altra parte è successo. Io stesso ho ricevuto delle minacce, due o tre le ho cancellate, non ho neanche risposto, ho bloccato le persone, ovviamente abbiamo fatto gli screenshot, avendo comunque una compagna che fa quello di lavoro, e basta. E poi sono finite le minacce. Se poi arriveranno sappiamo come comportarci. Si dovrebbe confrontare, anche non avendo idee diverse, nel confronto si può anche arrivare a polemizzare, restando nei limiti, ma non arrivare all'insulto, alla minaccia di morte, che dopo più non è più argomentare e altro. Quindi, insomma, io vediamo stasera cosa succede. Non so se faccio una live sul tardi dopo Atalanta-Napoli o subito dopo la partita. Faremo un video, parleremo, analizzeremo un po'. Insomma, con tante le notizie. Speriamo di far bene. Comunque, su Brozovic ci dicono che adesso non sarebbe più incedibile, quindi potrebbe essere sul mercato. Ma è chiaro che adesso solo Dumfries non va più bene. Adesso il Chelsea, dubito che prenda Dumfries. Rimane il Tottenham, che voleva prendere Pedro Porro, ma ci sono dei problemi, vediamo se tornano alla carica. Si parla di United. Su Skriniar, il club che ha chiesto informazioni e ne ha parlato oggi l'equipe è lo United, ma secondo me loro hanno già scelto e vanno a Parigi. Vanno a Parigi, insomma, quello è tutto qua. Un abbraccio, ci vediamo stasera e sempre Forza Inter.